Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi faremo la recensione dell'Hardware Stemberg Evolution AL Plus. Intro! Cosa rende particolare questo aerografo che recensiremo oggi? Il suo corpo, che è fatto interamente in alluminio, e questo porta dei pro in quanto al peso, però porta anche qualche piccolo contro e ve ne parlerò durante la recensione. Intanto apriamolo, abbiamo sempre camera di qua. Quando noi lo compriamo ci viene venduto con l'aerografo così montato, la coppetta più grande e kit ago, duse e puntale da 0,4. In questo caso qua ho lo 0,2 e lo 0,4 io l'ho montato, però quando noi lo acquistiamo lo 0,4 lo troviamo nel tubo e installato sull'aerografo troviamo lo 0,2. Posiamo questi per il momento e andiamo a una delle domande che voi mi avete posto in diversi: cosa cambia tra questo e l'Evolution Silverline oltre al prezzo? Essendo un corpo realizzato in alluminio, è ovviamente più leggero, nettamente più leggero di un classico Evolution Silverline. Inoltre questo viene venduto con i puntali fine line e non quelli normali come avviene per l'Evolution . Ora tanto poi farò una comparativa anche fra alcuni aerografi dell'hardware, così da cercare di far chiarezza sulle domande che voi mi avete fatto. È un aerografo molto leggero, ha senso comprarlo? Questo è quello che mi avete chiesto voi. Sì, ha senso, ma se voi fate tanta aerografia tutto il giorno, diciamo che qualcosa con qualche grammo in meno vi potrebbe far comodo. Però è ovvio, se voi qui sopra ci mettete una coppetta grande come quella che utilizzo io sull'Evolution Silverline, il fattore peso viene praticamente annientato. Poi diciamo che più è una figata, è leggero, è bello anche esteticamente, però poi sul discorso peso non gli do tutta questa importanza, anche perché sono abituato a lavorare con aerografi ben più leggeri e dipende cosa devo ben più pesanti, scusate, e dipende cosa devo fare mi trovo ugualmente bene anche con quelli pesanti. Ora io ve lo vado a smantellare come al solito, come facciamo sempre durante le recensioni degli aerografi, e lo vediamo da smontato. Proprio come per l'Infinity, vi lascio qui sopra la scheda per accedere al video della recensione dell'Infinity, abbiamo il medesimo problema con questo puntale fine line. Quando noi andiamo a ruotare il parago, se lo facciamo in senso antiorario, potrebbe capitare, come in questo caso, che si va a ruotare l'intero puntale svitando. Quindi cosa succede? Ci fa le bolle nel serbatoio. Se uno ha le prime armi e non lo sa e non ci fa caso, impazzisce giustamente. Quindi per ovviare abbiamo due opportunità: ci fa le bolle nel serbatoio, andiamo subito a controllare se il serraggio è ottimo, se il serraggio va bene, se è chiuso in maniera adeguata, oppure quando prendiamo l'abitudine, quando dobbiamo ruotare il parago lo ruotiamo soltanto in senso orario, così il puntale è già abbattuta e non c'è il rischio che si sviti. Quindi per orientarlo lo facciamo soltanto in senso orario. Ora io ve lo smonto e poi parliamo di pro e contro. Pesa veramente niente, però questo porta anche qualche piccolo contro. Allora svitiamo puntale. Un altro contro che fra virgolette non mi è garbato, ma è bastato anche poco per farci l'abitudine, cioè più che non mi è garbato, l'avevo già notato, ma è una cosa che mi avete fatto notare, me l'ha fatta notare qualche possessore: essendo il corpo in alluminio e quindi credo tutto anodizzato, ovviamente anche la base, non so se riuscite a vederla, della coppetta sul corpo è nera. Questo che problema potrebbe comportare? Che su alcuni colori non si arriva a vedere bene se è perfettamente pulita. Come ovviare a questa cosa? Ovviamente se è ancora sporca e c'è del residuo ve ne rendete conto quando andate a spruzzare. Caricate il cleaner, spruzzate su un pezzo di carta, vi rendete subito conto se c'è da approfondire la pulizia o se l'avete pulita bene. Per cui questo può essere a primo acchito un contro che però si può ovviare senza grosso modo problemi a parer mio.
come forma, tolto il materiale del corpo, tolto il peso e i puntali fine line, siamo al pari di un Evolution Silver Line, né più né meno, mi viene da dire. Anche per smontarlo praticamente siamo, scusate che devo prendere il cacciavite, mi ero scordato di prepararlo prima. Anche per smontarlo siamo sullo stesso sistema, né più né meno. Sto rimuovendo la vite che tiene la guarnizione centrale in PTFE. Sia la guarnizione centrale che la guarnizione della Duse sono in PTFE, quindi può essere utilizzato senza alcun problema con le vernici assolvente. Lo sto facendo dalla parte della battuta, non dove c'è il lago, mi raccomando, per rimuovere la guarnizione. Ecco qui la guarnizioncina in PTFE, non so se riuscite a vederla. Per il resto l'aerografo come corpo, fra il manico e il corpo dell'aerografo, non pesa nulla, proprio niente. Viene maggiormente appesantito da tutto il resto, quindi coppetta, valvola, il sistema della molla e del blocco ago, e il pulsantino di azionamento viene appesantito da questo. Corpo e manico in sé per sé non pesano granché. Come aerografo a me è piaciuto tanto, tanti lo reputano un aerografo un po' da sboroni perché pesa quel tot in meno rispetto a un classico aerografo, e è vero, si lavora bene anche con i classici aerografi, però a me fondamentalmente non è dispiaciuto affatto. Un paragone che vi farò, e vi farò un video apposito: questo aerografo costa quasi un Infinity CR Plus. E un'altra domanda che voi mi avete fatto è: conviene comprare l'Evolution AL Plus o conviene comprare l'Infinity CR Plus? Di questo ve ne parlo in un video apposito dove li metteremo a confronto l'uno con l'altro. Se non erro potrebbe uscire già nei prossimi giorni. Ora io, come di prassi, ve lo rimonto tutto e poi tiriamo un attimino le somme dei vari pro e dei vari contro. Per me sono stati, cioè è stato un bel aerografino da amante degli Harder. Oops. Io questo lo faccio sempre quando infilo l'ago dalla parte non del lago ma della battuta. Lo porto così, così mi si centra, e poi porto a battuta la vite. Perfetto. Prova. Anche la prova quando vado a inserire deve essere sempre fatto dalla parte non del lago ma della battuta, in modo tale da non rovinarlo. Perfetto. Continuiamo a montarlo. Metto Duse, puntale. La Duse è al solito la classica che fitta su tutti gli Harder, e su questo aerografo è possibile montare la Duse 0.15, 0.20 e 0.40 fine line con gli appositi puntali, perché per 0.15 e 0.20 rimane lo stesso puntale. Scusate, mentre per lo 0.40 c'è il puntale fine line da 0.40. Inoltre può montare 0.20 e 0.40 classici, la Duse e l'ago rimangono i medesimi, cambia soltanto il puntale, e ago, Duse e puntale da 0.60, che io utilizzo sull'Evolution Silver Line con la coppetta grande per fare grandi campiture o altre tipologie di lavoro. Montarlo, proprio come avete visto per l'Evolution Silver Line, è estremamente semplice, e anche la manutenzione è alla portata di chiunque. Con un minimo di accortezza si smonta, si rimonta senza alcun problema.
Lo rimontiamo e tiriamo le somme. Ora ci sarà qualche comparativa fra questi hardware, vedremo un attimino, perché c'è tanta confusione a giro e ci tengo, avendoli qui a disposizione, a fare delle, tra virgolette, comparative. Perché esternamente sì, possono sembrare molto uguali, molto simili, però su alcuni modelli ci sono delle note che vanno, delle piccolezze che vanno a cambiare l'aerografo. Tanti pensano siano gli stessi perché ci si basa sul discorso ago e duse uguali, quindi spruzza alla stessa maniera. Di base sì, ma vanno a cambiare alcune piccolezze, almeno in confronto tra questo e l'Evolution Silverline e l'Infinity CR Plus. Come avete visto, l'abbiamo smontato e rimontato in un niente, quindi in caso di manutenzione si smonta, si pulisce in un attimo e risiamo di nuovo. Fatto una cappellata, ho montato il tastino al contrario. Capita, ragazzi, io ogni tanto, se non faccio qualche cappellata, non sono io. Ora tiriamo le somme tra pro e contro. Opla, ora ci siamo. Scusate, nella foga fra una chiacchiera e un'altra mi ero perso il senso di orientamento del tastino. Ritiro fuori la roba che arriva nel kit del 2 in 1 e tiriamo le somme. A me questo aerografo mi è garbato. È leggero, è ugualmente performante all'Evolution Silverline. In più ci arriva già con i puntali fine line, quindi se noi su un Evolution Silverline dobbiamo andare a spendere soldi per prendere i puntali da 0,2 e da 0,40, la differenza di prezzo si assottiglia. Ora tanto faremo anche un video dove metteremo a confronto i puntali fine line con quelli normali per capire se effettivamente cambia qualcosa. Dipende poi uno che utilizzo ci fa. Nei miei utilizzi ho notato che avere l'uno o avere l'altro è più o meno indifferente. Se si va a fare invece qualche dettaglino, qualcosa, trovo fra virgolette più comodi questi puntali qua, i fine line, semplicemente perché ho sempre il parago montato con le unghie. Anche se non è un metodo convenzionale, posso andare a rimuovere il dry tip, e per me già quello, poter lavorare con una protezione per l'ago e poter rimuovere il dry tip senza dover stare a svitare, ad abitare oppure lavorare ad ago scoperto, mi piace come soluzione, è parecchio interessante. Il peso è leggero. Se voi fate poca aerografia o siete abituati ad aerografi, poca aerografia intendo sessioni poco lunghe, o siete abituati ad aerografi comunque sia leggeri, non notate delle differenze. Se siete abituati a degli aerografi un pochino più pesanti, magari quelli di fascia proprio bassa, e lavorate per lunghe ore, il peso lo sentite perché è effettivamente più leggero, molto più leggero. Per il resto ho tolto il problema della coppetta, cioè del fondo coppetta, che essendo nero potrebbe creare quel problema, ma si risolve senza problemi. Basta spruzzare su un fogliettino di carta e vedete subito se c'è ancora del residuo, se bisogna approfondire la pulizia o se va bene così. E poi, proprio come per l'Infinity CR Plus, il discorso del puntale, anche quello ovviabile in questa maniera qua, lo giriamo sempre in senso orario, non si svita mai. Questo è l'ennesimo hardware che io possiedo, e come tutti gli altri hardware ha molta modulabilità, perché possiamo mettere molte misure di aghi, possiamo mettere molti accessori, possiamo settarlo un po' come ci pare. I ricambi costano il giusto, quindi questo è un altro aerografo che mi sento di consigliare a chi inizia a fare aerografie o ha già iniziato e vuole un aerografino un pochino più performante, un pochino più particolare, un po' figo, perché effettivamente un po' figo nero così con le finiture argentate a me mi è garbato parecchio. A chi lo sconsiglio questo aerografo? Agli sbadati. Non è che lo sconsiglio agli sbadati, nel senso, il corpo
e il manico sono in alluminio, quindi a vita svita se si va a serrare eccessivamente perché non si ha un certo occhio di riguardo nei confronti di un aerografo, non voglio dire che si potrebbe danneggiare la filettatura in alluminio, che diventa un pochino più delicata, perché non ho mai sentito nessuno lamentarsi di questo, questo è un pensiero mio, però se qualcuno è sbadato, serra in maniera molto ignorante, è un pensiero che mi è venuto a me. Però se lo usate normalmente, cioè normalmente, se gli date quell'occhio di riguardo sulle filettature senza serrare la iena, vi diventa eterno questo. Non dà nessun problema. Spruzza bene, è abbastanza preciso. A me, come aerografo, mi è garbato. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Se avete delle domande, chiedete pure, i commenti sono a vostra disposizione. Scrivete, io appena posso leggo e vi rispondo. Spero di non avervi annoiato con questa recensione, che possa tornarvi utile. Se il video vi è garbato, lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così vi arrivano le notifiche quando io vado in live e quando pubblico un nuovo video. E a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!